Allora, proviamo Sneed. Vuoi una bidonata? Beh, 9 ruote per provarlo. Ma quando è che si inizia a fare HP? Non a turno 1. Di sicuro non a turno 1. Prenderei il 3-1 e livellerei. Non farei mai la Shaynese con sto eroe. Non ha il minimo senso. Quando è che si inizia a usare questo HP? Almeno sui pezzi a 4, penso. Battaglia estenuante, rimettiti in sesto e torna a combattere. Praticamente sto eroe dice: fornisce un tuo servitore, rantolo di morte, evoca un servitore casuale dello stesso livello locanda. Quindi la mia idea al momento di gameplay per giocare al meglio alla curva con questo eroe, senza sprecare l'HP su pezzi che poi vogliamo vendere, turno dopo vendere il 3-1 livellare, poi prendere due pezzi a 3, poi prendere due pezzi a 3 e fare HP su questo qui, in modo tale da rievocare un pezzo a 3. Poi livelliamo, prendiamo pezzo, poi pezzo a 4, HP su quello, Buona così insomma. Mi battaglia. verrebbe da dire. Una battaglia estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Non è male il 2-4, pompato da gemme e banane. Forse va preso, piuttosto che livellare qua. Praticamente giochiamo senza hero power però. Cioè, prenderei 3-1 per prendere 2-4 e Yoho Ogre. E tirerei gemma qua, banana su Yoho. Quindi di sicuro non perdiamo, magari ci sta. Puzza, però volevo fare HP sui pezzi a 3. Anche così. Ancora recuperare. Non era male il 2-4 che scalava, però. Si poteva stare entrambe le play. Adesso così è rischioso perché si è messo lo shop a 3, piango ovviamente. Ho delle reclute fresche fresche Ok. per te. Così. Allora, i mech non ci sono, quindi questo qui non è che sia il massimo. Non ci sono neanche i draghi, quindi ho solo elementale 4-1. Però era l'unico pezzo che avesse delle stats decenti. Era più forte il 2-4 di prima. Infatti, probabilmente era da prendere il 2-4 più Yoho. Perché alla fine qua, shop fortissimi al 3, dovevano uscire tipo Cyclone più Smogger, Salty Looter più... Cioè, altri pezzi al 3. Sì. Però ce n'erano diversi di pezzi a 3 che non volevamo prendere. E siccome comunque pezzi a 2 erano usciti, magari ci sta a prendere 2-4, 2-6. Anche se poi non sfruttavo l'hero power. Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Fa Dio, che niente. schifo di Capita a shop. tutti ogni tanto. Livello, guys. Quindi, secondo me, la curva migliore mi è venuta ovviamente in mente a me adesso che siamo ormai a partita già ultimata per quanto riguarda il mid game. Era fare a turno 3 con 5 gold, vendo 3-1, compro 2-4, compro Yoko Hogre. Poi con 6 gold, Battaglia. tier up HP su probabilmente il vero spino. Comunque qua non perdo. Anzi, gli faccio anche 10 danno. No, non è vero, è uscito un demone 5-6-6. Allora, niente. Beh, non perdo comunque. Però. Una battaglia estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Ok. E direi si prende anche Khadgar, era un pezzo che aveva il suo perché. Tecnicamente io qua prendo sempre Savanna e Vate. Si può ragionare di prendere anche Khadgar piuttosto che fare HP. Però HP su questo qui non è male. Perché Khadgar ci dà... Alla fine lui caga due pezzi. Con Khadgar no, non ci sta a fare prendere Khadgar. Anche perché poi non ci sono i Murloc, c'è solo un token. Quindi anche meno utility Khadgar come pezzo. Quindi faccio semplicemente roll. Meglio assoldare una recluta finché puoi Freeze? farlo.
Si frizza sta roba. Allora, altro 3-5, che è un altro vendetta. Quindi tecnicamente il turno dopo si può prendere 3-5, 3-3. Addirittura si potrebbe prendere l'imp. Proviamo. Prendiamo questi tre a turno dopo. E vendo Gozia e faccio HP su Matrona, tipo. Buona battaglia. We won. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Posso prendere, posso permettermi di prendere lui? Non posso fare HP se prendo lui. Cioè sarebbe prendo lui, vendo 2-4, vendo Gozza, prendo 1-1 e non faccio HP. Cioè l'idea è prendo questo e mi tengo probabilmente... Ah no, è così, prendo questo, vendo questo. Faccio così. Così. E devo solo capire su chi fare HP. E probabilmente lo facciamo boh, sulla matrona. Allora qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi tecnicamente il positioning è così. In realtà è abbastanza indifferente. Potrei fare l'HP sul Savannah. O di nuovo sul Vate anche. Lo metto davanti. O sul Vate o sul 3-5. Sul Savannah non credo. Però se l'ho fatto tutti su di 1... Quel pezzo lì poi sappiamo che lo porteremo fino in fondo. Dai, facciamo tutti su di uno. Non dirlo agli altri. Faccio il tifo per te. Non è male comunque fare questa cosa che abbiamo appena fatto. E OP anzi. Cioè, tutti i turni è come generare un pezzo 4 casuale in campo, cioè, assurdo. Devastante. Questa roba qui è spacca. C'è anche una tripla. Mamma. Gli faccio HP sopra. Oppure saccheggiatrice. Si potrebbe fare anche saccheggiatrice HP sopra, L'idea poi è vendere 2-4 e carceriere, giocare tipo doppia matrona. E vendo anche l'imp, quindi. Vendo l'imp, il 5-5, il 2-4, doppia matrona e quella lì. Ok, proviamo. Sopravvivranno al cerchio della morte. Ti prenderai anche tazzone. Stai andando bene. Dirla tutta. Ma va bene così. Chi è che vado a saltare qua, ragazzi? Savannah? Benvenuto in squadra. Altra carta. Ho perso, però. Da 8 danni. Avevo comunque 16. No, è morto il tizio. Io comunque devo andare a 6, ragazzi, qua. Cioè, come faccio a non andare a 6 con sta roba? Rotalo. Allora, dobbiamo far saltare Savannah, sicura. Poi pompo tutto, l'attacco di tutti. Dai, un turno... Non vuoi che mi ammazzi? Comunque, allora. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. This one.
Pompo, questo sicuro. Sei per goldare lei. Cosa succede? Succede che non vale la pena, secondo me. Maxna sì che vale la pena. Allora, serve da bere. Non riesco a scrotare questo turno. Ma basterà? Cazzo, lo so. Lo zap è stato enorme. Ragazzi, allora queste carte sono leggendaria. Goto 11k. Let's go, let's go. Grazie Gino il pescaiolo del secondo mese. Dammi il morto, please. Nether morto. Another crotalo. Ok, facciamo lui e devo fare Amalgadon. Fare mille robe. Goldrin? No? Goldrin con Crotalo? Senza Makai? No, non mi piace, fare i Amalgadoni voglio fare. Tripla di Crotalo. Allora, via questo. Potrebbe fare la differenza. Anch'io avrei scelto quello. Attenti al lupo. Non ho frisato questo. Pantuno direi che c'è stato. Wow, leggendaria. Grazie Xkilla, grazie della sub. Ah merda, è vero, quella aveva il pezzo. Mi ho dimenticato del pezzo. No, perdo così. Che rischio. Allora, sono anche queste cazzo di piantine. Devo fare HP su quello senza le piantine. Deve saltare sto 8-6. E poi me ne salta anche la 7-6. Anche se questa qui evoca un pezzo 6. Ma cosa mi serve? La parte della tipa di Surface Baron e modulo che non esiste. E il tizio che dei muro che non esiste, il 3-3, il pipistrello dorato, non so se vale la pena prenderlo, turno 11, rollo. Coiler. Di coiler, meglio di questo, non lo so, no. Hamul, per cercare cosa? I demoni, triplare il pipistrello e far scalare gli amalgadoni. Secondo me è davvero solo selfless, però boh, ci può stare. Devo vendere lui, fare questo, prendo demoni, proviamo. Oddio, due coiler con questo non è male. Allora, che è questo? Fa schifo. Devo fare il 3-3 però. Che cavolo.
Forse non era da fare selfie, ma magari il pipistrello era meglio. Sai che ho fatto? Non si sta forse spoiler. Era meglio davvero trovare solo la triple selfless. Costa comp. Tanto è la scam definitiva. Ammazziamo. A voi sto ammazziamo. Allora, elementali non è problema. E bestie sono io, elementali, elementali. Possiamo vincere qua, eh. Siamo alle selfless. Ghoul. Ghoul è probabilmente onesto. Cioè, alla fine, ok, ho uno scudo. Lui non so in realtà quanti scudi piazzerà mai. Probabilmente non ci sta contro il 6 elemental. Cioè, al massimo avrà 2 cicloni, ma non credo valga la pena. È comunque probabilmente meglio di un altro coiler, I don't know. Però coiler il triplato potrebbe spostare. Macao no, perché tanto tutti i destructor. Serve se barone qua. Baron, ok. Baron è sicuramente più forte di questo. A parte che poi scomba con tutto, Baron. E soprattutto lo puoi mettere in fondo e farci gli HP sopra. Beitissimo. Tripla per discoverare la 6, che non c'è niente per noi, non serve. Servono solo le selfless. Spore probabilmente anche meglio di questo. Continua così, forza. Faccio capire costantemente su Baron, che rimane lì in fondo. Non dà problemi a nessuno. Ah, è uscita un'altra mexta. Ma che? Merda ragazzi, è devastante sto eroe. Cioè, col giusto setup di vendetta ci ha dato praticamente infinito gold. Abbiamo potuto fare due magadoni, di cui uno perfetto, due mexta con crotalo. Resta davvero solo cercare selfless e spora. Terza max ovviamente no. Zap contro elemental non ci serve. Tripla di coiler. Beh, ok. Mai di niente. Questo mi è morto in mano. Potevo avere 3 gold in più sta partita. Quante ne stanno uscendo di max? Raga era meglio, glielo toglieva lui, vabbè. Wow, è uscita un'altra next di nuovo. Credo. Il cuore mi ha fatto perdere. Ma sarà stato uno 0 virgola questo. Non ci voglio credere. Ho perso perché è uscito il ghoul dal coiler. What the fuck. Ah, ragazzi, mi serve direzione, non comprare mai coiler. Bid scam si autoscam. Dai, non si può non vincere. Due max. Che cazzo? Cioè, due max ne perfette, due magadoni. Disastro. Ha dato danno il coiler. Era messo giocavo con un pezzo in meno qua. Non ha fatto assolutamente nulla. E devo trovare tipo una spora o un'altra selfless. Incredibile comunque. Che la scam build così non batte le elementali. È andata davvero storta.